Sì. E... anche perché gli ho detto che gli faccio una sorpresa. Esatto, sì. Sì. Ah, quindi è proprio che... Ah, qui. Ah, qui. Ah. Qui anche dopo. Anche dopo. Anche dopo. Benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che vengono abitualmente, a quelli che vengono, sono venuti oggi per la prima volta, grazie di essere qui con noi. Noi abbiamo avviato molto tempo fa questo progetto di dedicare ogni tanto qualche ricorrenza, l'idea di vederci non solo per parlare di cose in stretto senso culturale, ma anche per ricordare le famiglie, le persone, coloro che hanno caratterizzato la vita di questa nostra terra. Noi l'apprezziamo molto, quindi la presenza di persone che hanno dato una testimonianza significativa. In questo caso lo apprezziamo particolarmente perché si tratta di una famiglia a Gerardino Romano, colui che in questa casa è vissuto, particolarmente cara. Penso che Gerardino e Roberta oggi sarebbero particolarmente contenti. Io li vedo da qualche parte. Li vediamo da qualche parte. Quindi è un'occasione veramente particolarmente ricca. Sono lieto che questa occasione si verifichi proprio oggi. Oggi abbiamo anche una collega milanese che ci ha raggiunti per il seminario domani all'università sul corpo femminile nella pubblicità internazionale. Diciamo. Devo dire che per me è una festa, è semplicemente una festa. È semplicemente un modo per ricordare una persona che ho molto amato, che è stata una figura... un po' mitica della mia giovinezza, della mia infanzia, della mia giovinezza, e io l'ho sempre visto impeccabilmente vestito, impeccabilmente posto nei confronti delle cose del mondo, quindi non me lo ricordo, la mia ovviamente giovanile scomposizione invece contrastava con la sua compostezza e anche con il suo garbo, con la sua cortesia, la sua generosità con la quale ci accoglievano i ragazzi piuttosto discoli. E quindi l'occasione di un ricordo, l'occasione poi di un ricordo anche non solo per Lina Zotti, che è la figlia di Roberto Zotti, ma anche l'occasione di un ricordo di un'amica di tutti noi, ma anche un'amica di questa famiglia, appunto Gerardino Romano, ma anche l'occasione di accogliere Michele che lavora fuori, e per il suo gradito ritorno, e probabilmente Roberto che è un figlio, quindi è l'occasione anche per riaccogliere Roberto, che poi è anche un nostro studente, come sapete, dell'Università del Sannio. Quindi niente, benvenuti a tutti voi, benvenuti in questa casa, anche la vostra casa, e oltre che la casa della nostra fondazione, anche la casa di tutti voi. E direi, facciamo un applauso di benvenuto. Vedo a te la parola, poi grazie. Tu a presentare anche Michele Roberto. Sì, Michele, esatto. Roberto Barbiero, ovviamente, sì. Non Zotti. Sì. Infatti, Lina si chiama Zotti. C'è il maestro di Roberto Carnassa, che chiamava Roberto Zotti, sì. Sì, alle scuole elementari. Comunque io saluto tutti, vi ringrazio, ci conosciamo, quindi non è il caso di fare presentazioni. Presento Michele, che probabilmente molti di voi non ricorderanno, che da qualche anno, sono 2 anni e passa, che lavoro a Trento, all'ospedale civile di Trento. Roberto invece frequenta abitualmente la fondazione, quindi è una conoscenza di tutti. Quindi io, per quanto mi riguarda, penso di conoscere tutti coloro i quali stasera sono venuti per ricordare questa la figura di mio padre, che per me rimane mitica. Io sono sincera, io per mio padre ho una venerazione che va al di là dell'affetto filiale. Per me è stata una persona unica. E quindi la possibilità e l'opportunità che mi ha dato Felice di poterlo ricordare è un regalo inestimabile. Veramente te lo dico col cuore, ringraziare sarebbe troppo poco, sono le parole del cuore, quelle che non si, a volte non si ascoltano, ma che sono dentro di noi, che vanno al di là del grazie che io ti dico così in maniera diretta. Diciamo che io sono partita, per quanto riguarda questa breve storia, da 3 immagini, ho voluto che ci fossero queste 3 immagini, che poi tra l'altro F5. Perché devo dire tra l'altro che questa opportunità mi ha dato la gioia del ricordo, perché avere la possibilità insieme a Roberto di scegliere le foto, di ritornare indietro, ci ha fatto stare un paio di pomeriggi ma proprio felici, perché guardavamo quelle foto, ripercorrevamo alcuni momenti e quindi abbiamo trovato una serenità, e perciò la gioia del ricordo è stata eccezionale.
sono voluta partire volutamente, ho detto Roberto vai a fare una foto al comune. Da quest'altra parte c'è via Cristoforo Colomba intorno agli anni 50-60, 55-56. Questo portone qui individua casa mia, è completamente diverso da quello che oggi risulta via Cristoforo Colombo. Comunque ho voluto sintetizzare in queste tre immagini tre momenti importanti della vita di mio padre: la casa di abitazione, la casa comunale nella quale lui è vissuto tanto tempo per il lavoro, ma era comunque per lui una casa, come per il lavoro, ma comunque la casa come quella nella quale abitavo. E poi ho voluto fra le due case mettere il simbolo della fondazione che da poco è stato inaugurato, perché poi per me il gancio fra la casa comunale e la casa la nostra casa è diventato poi la fondazione, perché ritengo che il mio ingresso, la mia venuta alla fondazione sia stata per me, ma anche per i miei figli e per il ricordo di mio padre, un momento estremamente importante. Per cui io continuo sempre a ringraziare Angela davvero, che poi che ha fatto da tramite, e quindi non finirò mai di ringraziare Felice, che mi rende possibile ogni mercoledì questo trascorrere queste ore in maniera serena, tranquilla e anche un po' lontana da quelli che sono sempre i miei interessi, perché io, scusate, volutamente insomma e anche non volutamente sono costretta spesso a pensare sempre a livello scientifico, quindi a interessarmi di matematica, di fisica, di tutto ciò che concerne la mia attività. Invece qui respiro anche un'altra aria, e queste sono sollecitazioni che fanno bene poi alla vita, e quindi in alcuni momenti della vita fanno benissimo proprio, ecco, quindi hanno... Allora, mio padre è nato a Solopaga, il comune di Solopaga, ma era sulla provinciale che da Telese porta a Solopaga, quindi quella provinciale del Benevento, e il 6 novembre del 1920. Nonna Carmela, Donofrio e nonno Vincenzo Zotti. Dalla famiglia, tre fratelli, lui era l'ultimo, molto unita, una famiglia matriarcale, comunque, perché mio nonno è stato male da subito e quindi poi è morto nel 57, quindi dopo una lunga malattia. Quindi mia nonna è sempre stata la persona che ha guidato la famiglia, che ha tenuto unita la famiglia in vita, e ha dato a noi eredi i presupposti per tenerla unita anche dopo la sua morte. Qui c'è mio cugino, il primo cugino, che era poi per mio padre Enzo Zotti, è il primo nipote di mio padre, con il quale ha condiviso mio padre molti momenti, perché quando è nato Enzo, mio padre viveva ancora a Solopaga in famiglia, e quindi hanno potuto godere della reciproca compagnia, e quindi per mio padre il primo nipote è rimasto sempre il primo nipote, particolarmente affezionato. Poi sono altri due fratelli che vivono su, uno a Terni, l'altro a Salerno, poi il più piccolo è segretario comunale, quindi ha continuato con l'attività di mio padre. E poi c'è un'altra cugina, figlia di un altro fratello di mio padre, il primo fratello Carmela, quindi che ha il nome di mia nonna. È una famiglia unita, serena, grandi lavoratori, che sono vissuti in periodi travagliati della storia dell'Italia, però sono vissuti sempre in maniera molto unita. Infatti io conservo moltissime lettere che si scrivevano nel periodo della guerra, quindi quando erano lontani i figli, c'era una comunicazione costante e continua, e se per una settimana non riuscivano ad avere notizie, poi nella lettera successiva si rimproveravano perché non si erano sentiti e quindi non avevano notizie l'uno dell'altro. Quindi è rimasta questa unità familiare che ancora oggi ci contraddistingue, perché siamo pochi ma ancora cementati nel ricordo dei nostri genitori, sperando di poter trasmettere anche ai nostri figli poi la stessa unità e gli stessi sani principi che mia nonna ha poi dato ai figli e ai nipoti che l'hanno potuta conoscere. Mio padre quindi, dopo un periodo di studi, perché la casa nella quale io oggi abito? Perché comunque ha avuto un'importanza fondamentale, quando i miei bisnonni
che abitavano a Solo Patte, agli inizi del Novecento acquistarono questa casa in via Cristoforo Colombo, e che all'epoca era via Massarelli, e quindi vennero ad abitare a Telese. Quindi mio padre è vissuto molto insieme a questi nonni, perché fra l'altro poi lui ha studiato privatamente a San Salvatore. In quel periodo conobbe poi il preside Bacelli, sindaco di San Salvatore, che è rimasto un grande amico per tutta la vita, insomma, anche io l'ho conosciuto, e quindi pure per me poi il preside ha avuto un'importanza fondamentale nel mio percorso scolastico, perché mi seguiva, mi diceva come se fossi stata sua figlia, proprio per l'affetto che lo legava a mio padre. E quindi nel 20 anni, quindi Babbo parte per la guerra e ritorna dopo 5 anni. Al ritorno, quindi, dopo diverse vicissitudini che ha vissuto nel periodo della guerra, insomma, inizia la carriera di segretario comunale, che segno del destino, diciamo in maniera proprio effettiva, l'ha iniziata a Castelverde di Malfortone, dove io ho fatto la mia prima supplenza e Michele la prima guardia medica. Quindi questa Castelverde di Malfortone ha segnato le nostre carriere in maniera estremamente poi positiva, perché quando Babbo mi accompagnò per questa mia prima, per questo mio primo incarico, vedi, si trova un messaggio. No, è un messaggio. Messaggio lunghissimo. È un libero messaggio. E quindi quando Babbo è ritornato per accompagnarmi in questa prima supplenza, in questo primo incarico, in casa, ha ritrovato persone che aveva conosciuto, e quindi è stato pure per lui poi un bel ritorno a quelli che erano stati i primi anni da segretario comunale. Però la sua ma io perciò ho messo questa foto. E quindi poi inizia la sua carriera, è stato un periodo a guardia, poi qualche anno a Puglianello, e poi comunque il clou che noi abbiamo con il suo arrivo a Telese nel 1950, febbraio del 58. Don Gerardo invece era sindaco dal 52, ecco. Quindi è da dove è iniziato questo sodalizio che li ha portati a stare insieme per 22 anni, insomma, quindi è iniziata da lì poi la storia dal punto di vista professionale di mio padre, perché il resto, devo essere sincero, un po' perché ero troppo piccolo, un po' perché l'ho vissuto anche da parte di mio padre, nei racconti, in fondo il racconto per la sua attività professionale è stato a Telese, il suo cuore e la sua attività, la sua mente sono sempre stati a Telese. Ho messo alcune foto, innanzitutto perché devo dire che mio padre era un bell'uomo, quindi insomma meritava che ci fossero delle foto, che c'era qualcuna precedente, poi questi i goccioloni, perché i goccioloni segnano la nostra vita, perché io sono poi fa vedere i goccioloni intorno agli anni 60, insomma 50, 60, che poi sono gli stessi di adesso, insomma, non sono gli stessi. Non parliamo male di goccioloni, io proprio perché sono affezionatissima, ho ritenuto... Tu sei proprio l'icona del gocciolo. Sì, sì. Sei il gocciolo. Diciamo che questo tipo di attenzione è iniziato con mio padre, quindi vuol dire che ce la trasmettiamo, perché io l'ho trasmessa ai miei figli alla stessa maniera. Michele torna da Trento e il primo pensiero è farsi il bagno nell'acqua solfugia, insomma, se la fa mandare a Trento l'acqua solfugia, Michele. Da bene o da fare il bagno? Da bene. Da bene. No, se potesse portare pure la piscina, si porterebbe pure la piscina. Io la cosa che mi colpisce del bagno di Lina e Goccioloni, è una cosa, è un bagno, non mi guardate quanto mi rimbro. E quando arriva i Goccioloni, ovviamente lei è una appassionata del sole, quindi si fa prosciugare dal sole, e poi si mette in questa, io lo dico per la mia amica milanese che non lo sa, ma la piscina è una piscina bassa, non è una piscina, cioè si tocca, diciamo così, sì. No? Lei comincia a fare avanti e indietro nel nuotare, non so quante volte lo fai, credo che abbia una tecnica collaudata, avanti e indietro, io mi stanco solo a guardare, perché io sono proprio un inerte, diciamo così, pigrissimo. Poi
non danza mai con la testa. No. La cosa proprio e poi la prerogativa è che devo bagnarmi la testa. E devo tornare a casa a bagnarmi. Senza asciugarmi. Senza asciugarmi, perché mi devo portare dietro l'acqua soffusa, ma la devo portare a casa. C'è una pubblicità migliore di questa. Andiamo gratuitamente alla Natalizio per fare. Sì, ma infatti io una proposta del genere la volevo proprio fare, proprio perché ritenevo. E a Michele ho fatto fare il primo bagno, che ancora non camminava. Alla pega. E dicono che i bambini non possono fare. No, infatti. Ah, sì. Michele mi sembra venuto E lui voleva andare facendo le bollicine, quindi voglio dire. Invece qui, quindi ritorniamo un po', anche perché sono fondo in bianco e nero, il matrimonio di mia mamma e di mio padre, mia madre, che poi si chiama, ha lo stesso cognome di mio padre, perché è una Zotti pure lei, mi ha creato grandi problemi quando ero ragazzina, perché andavo alle scuole elementari, allora i maestri chiedevano il nome del padre, allora io dicevo, mamma, il tuo cognome Zotti, ma no, perché tutti i miei compagni di classe, i miei compagni di avevano, io non riuscivo a capacitare del fatto, insomma, ma tu mi prendi in giro, insomma, ci sono state delle volte in famiglia, no, che terribili. E, questa foto mi è piaciuta e quindi l'ho presa perché fra l'altro nel corteo nuziale, perché facevano a piedi il corteo, perché la casa di mia madre è solo paga, è attaccata alla chiesa di San Martino, è poco distante dalla casa del professore Pellicieri, quindi sono proprio a poche decine di metri. E perché ci sono anche zio Peppino e zio Cesare, i fratelli di mio padre, sono qui. Questo è zio Peppino e quello dietro è zio Cesare, e quindi facevano il corteo a piedi. E poi invece c'è la successiva in foto, in chiesa. Questo mi è piaciuto della partecipazione collettiva, cioè guarda quanta gente se vanno in chiesa, loro quasi non si distinguono gli sposi perché sono tutti quanti, sì, molto bene, e quindi mi è piaciuta per questo motivo, dico, perché in fondo questi matrimoni erano poi anche folklore poi. Adesso siamo molto più imbettiti, molto più, invece c'era una partecipazione al momento del matrimonio che era molto diretta, sì. Questi bambini che sono avanti agli sposi, vedi? Sì. Sono collocati in una posizione avanti agli sposi. Ma fine, questi sposi li isolano. Invece qui isola, sì. Qui invece quando scendono dalla chiesa, quindi qui c'è una scala a doppia entrata nella chiesa, e poi invece, perché all'epoca diciamo che il ricevimento lo fecero in casa, perché in casa di mio nonno, quindi chiamò un pasticcere all'epoca, e quindi questa è la foto prima di partire per il viaggio di nozze, insomma, ecco. Mi sono piaciute queste foto perché e qui invece sono già arrivata io, perché poi mio padre ce n'ho qualcuno che ero più piccola, no, questa è la 600, è una 600 che mio cugino l'altro giorno ne parlammo, insomma. Questa, allora, diciamo, avevo anche delle foto quando ero più piccolo, però anche, mi sono piaciute queste foto che un poco rappresentano anche il periodo, quindi dal punto di vista dell'abbigliamento, del costume dell'epoca. Questo è il mio portone di casa, che poi mi sono pentita di aver cambiato poi nelle varie ristrutturazioni che la casa ha avuto. E quindi mio padre quindi si è sposato nel 52 e venne ad abitare a Telesi in questa casa che è stata dei nonni poi, dove lui poi era stato spesso da giovane, quindi perché, diciamo che pure essendo andati a Slovacchia loro hanno sempre frequentato Telesi, quindi per loro il riferimento era Telesi. E quindi quella era la nostra seconda macchina, all'epoca la 600, che poi mio zio Cesare ha utilizzato nella fase successiva, in qualche occasione l'ha utilizzata pure mio cugino. C'era la Topolino. Prima la Topolino, sì, è stata la seconda macchina questa qua. Era la nostra macchina. Sì. E quindi allora diciamo queste foto anche per rappresentare la serenità nella quale io sono vissuta da bambino. Io ho vissuto un'infanzia felice. I miei genitori mi hanno dato più di quanto una persona potesse immaginare di poter avere
da un padre e da una madre. Poi queste sono considerazioni che mi sono venute col tempo. Io ero consapevole di vivere una vita felice, però poi il tempo mi ha dato ragione su quelle che mi sembravano sensazioni, invece poi la vita vissuta in seguito mi ha convinto ancora di più di aver avuto due genitori stupendi. E quindi mio padre nella mia mente ha recuperato poi posizioni alla grande, insomma, quindi in maniera... Qui eravamo a Chianciano, perché mio padre è stato un abitué di Chianciano per una vita, e quindi eravamo... Ma io dico che dai nostri sorrisi si legge la serenità nella quale vivevamo. Architetto, che dici? Leggi pure tu. Eravamo sereni, eravamo felici. E qui invece... Qua c'è Giardino. Qui, allora, diciamo che quelle erano foto di famiglia, insomma, matrimonio, la mia presenza. Poi dal 58 mio padre arriva al comune di Telese. E quindi inizio questo sodalizio con Don Gerardo, che per lui è stato, per mio padre è stato importante, perché scambiavo qualche idea l'altra sera con l'architetto. E facciamo un po' di storia di Telese, no? Che è diventato comune, perché prima dipendeva da solo Paga, quindi era una frazione di solo Paga nel 1937. Poi c'è stato il periodo della guerra, Don Gerardo è arrivato nel 52 a Telese, quindi è diventato sindaco a Telese, dopo è stato il primo sindaco, insomma, di Telese, perché prima c'erano podestà. Poi c'è stato un periodo in cui si sono alternati vari sindaci, ma diciamo che quel periodo lo riteniamo irrilevante. La vera storia di Telese dal punto di vista di comune inizia poi con Don Gerardo, e quindi diciamo l'altra sera con l'architetto è iniziata non la rinascita, la nascita di Telese, perché poi tutto quello che è stato costruito in quella fase, perché Don Gerardo ha avuto una visione della politica che poi è stata rivalutata nel tempo, perché non si apprezza mai nel momento in cui le cose si hanno, e dopo, quando poi diventa anche la nostalgia delle cose che hai perso, che riesci a rivalutarle nel modo migliore, perché lui aveva questa grande voglia di far crescere Telese, e se indubbiamente sono anche di parte nel dirlo, però devo sottolineare che le cose più belle di Telese oggi sono quelle che sono state costruite in quel periodo, perché poi successivamente ci sono state, sì, però tutto quello che oggi noi leggiamo guardandoci intorno è una lettura che ha portato a uno sconvolgimento di quella che invece era stata la struttura iniziale che era stata voluta da Don Gerardo, dove Telese era caratterizzata da abitazioni a due piani, il giardino, quindi il paese termale, il paese che sulle terme doveva fondare poi la sua attività economica, il suo progresso. E quindi semplice, ma questa foto me la devi tenere cara, perché qua ci sta Camillo, quindi vediamola, dopo sì, arriveremo anche a questo. Bella di noi! È ancora presente tra noi. E qui sì, sorpresa. Sì, è questa la sorpresa della fondazione, quella della cena poi dopo. Ma Don Gerardo mi ispirava Camillo. E quindi devo dire che ci sono stati momenti bellissimi, ma anche momenti bui per la verità, no? Momenti in cui hanno sofferto molto, però è un sodalizio vincente, perché la mia riflessione riguardo al ruolo del segretario comunale che ha rivestito mio padre e il ruolo del segretario comunale oggi, diciamo che io penso siano riusciti bene a fare i loro mestieri, perché erano indipendenti. Nel senso che Don Gerardo faceva politica e Babbo faceva il segretario comunale, quindi si aiutavano a vicenda senza interferire l'uno nelle faccende dell'altro. E oggi invece la figura del segretario comunale, secondo me, era una nomina pre Bassanini. E infatti proprio a questo volevo arrivare. Dopo la riforma Bassanini, il segretario comunale è una persona di fiducia del sindaco, e in questa maniera, a mio avviso, è un mio parere molto personale, si è persa quella che si è perso il ruolo del segretario di garanzia, perché
siccome ti possono mandare via, se il sindaco richiede di non essere più uomo di fiducia, di non avere nel segretario l'uomo di fiducia, lo può mandare via dalla sera alla mattina. Quindi il segretario non è più libero dal punto di vista operativo. E allora questo, a mio avviso, ha cambiato quello che risultano essere poi i collegamenti e i rapporti dal punto di vista professionale e quindi anche dal punto di vista politico, perché Babbo è stato in famiglia come sul comune sempre distante dalla politica, pur avendo un rapporto strettissimo con Don Gerardo, però lui ha sempre cercato di essere lontano dalla politica, e secondo me questo per Don Gerardo è stata una grande garanzia, perché lui è, però anche per mio padre è stato un modo per poter lavorare in maniera serena, senza avere il fiato addosso di chi pretende delle cose, perché in funzione della politica sei costretto a volte a fare delle cose. E allora, però Don Gerardo, perché era un uomo acuto, acutissimo, lui ha sempre sfruttato questo particolare per i suoi fini, perché lui faceva politica, quindi diceva, si può fare Don Gerardo, posso fare, sì, va Roberto, Roberto diceva di no, allora era stato Roberto che aveva detto di no, quindi lui aveva salvato il voto, però nello stesso tempo, diciamo, era garantito, perché non combinava, quindi perché la politica molte volte ti porta a fare insomma, a dover rispondere a delle richieste che non sempre, allora lui dice sì, Don Gerardo, posso avere, sì, tu vai sopra da Roberto, andava da Roberto, no, mi dispiace, non si può fare. Quindi la persona da odiare era Roberto, ma Babbo non si preoccupava di questo particolare, di conseguenza insomma sono andati veramente d'accordo e hanno fatto tanto, perché non era facile in quei tempi avere opportunità per poter avere sovvenzioni, soldi da poter gestire, insomma. E allora Babbo mi ricorda, per esempio, c'è stato il periodo della CEDEL, che è stato un periodo molto duro, però Don Gerardo a tutti i costi voleva questa fabbrica a Chelese, e cioè, abbiamo salito e quindi si sono salite e scese le scale della regione più di una volta, ma in maniera veramente a volte infruttuosa, a volte fruttuosa, però comunque con quello spirito e la voglia di voler fare, quindi è stato sicuramente un momento di grande attività, però ci sono stati anche frutti, ci sono stati momenti terribili, perché poi le opposizioni all'epoca erano molto tenaci, quindi poi all'epoca c'era, perché questa, allora esisteva la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, e quindi ci sono stati diversi esponenti del Partito Comunista di Chelese che erano poi incessanti nella loro azione di opposizione, diciamo che l'hanno sempre vissuta bene, l'hanno sempre vissuta in maniera attenta, superando gli ostacoli in tutti i momenti in cui questi ostacoli si sono presentati. Allora, qui ci sono una serie di foto che ritraggono Don Gerardo con mio padre in varie attività. Quella precedente, la foto precedente, è la scuola media. Le occasioni non le conosco. È inaugurazione, credo. No, non penso inaugurazione, perché la data dietro non corrisponderebbe. Comunque sicuramente c'è stata qualche manifestazione dalla quale poi sono usciti. Questa signora neanche riesco ad individuare chi è, però mi piaceva, perché siccome stavano sempre insieme, mi sembrava sempre visto, insomma, stavano sempre. Però quando stavano lavorando già stavo mio padre. Quindi questa invece è il matrimonio di Tullia Presutti. E sta lì, eccolo là, Camillo, eccolo là. Un applauso. Perché poi penso che Carmine, che era sposato Tullia, fosse il figlio di un vostro operaio del mulino,
Era Camillo. Giovanni Zito. E Giovanni Zito. Sforro. E questo è il figlio, Carminuccio, come lo chiamavano, con Tullia Presutti, che invece che era una mia vicina di casa. E quindi qui sta mio padre, mia madre, il Don Gerardo, poi. E io sono qui, che comincia a diventare un po' più grande rispetto a quelle fotografie precedenti, insomma. È passato qualche annetto. Qui è un'altra occasione di incontro, pure Don Gerardo, mio padre, con altre persone che in realtà saranno conosciute. Vai avanti. Qui invece questa mi è piaciuta perché poi ho guardato attentamente per cercare dei riferimenti. Dove è l'inaugurazione di una sede della Paoletti, perché ho visto scritto qualche, però mi è piaciuto perché era presente la signora Felicetta, sì, che non usciva mai, che non usciva mai di casa, quindi la Felicetta, perché dico, la mia amica milanese è la mia nonna. Mia nonna, la moglie di Don Gerardo. Eccola lì la signora, con gli occhiali loro stavano sempre con gli occhiali eccoli qua, per non abbagliarsi reciprocamente. E quindi anche queste tre foto che abbiamo messo, che riguardavano queste inaugurazioni, indipendentemente dall'occasione, mi sono piaciute perché c'era pure la signora Felicetti, che effettivamente non partecipava mai, era sempre, e qui ancora lei, sempre nella stessa. Poi ce ne dovrebbe essere un'altra, eccola qui, è questa. Però sul sito della fondazione c'è quella che abbiamo fatto a Padova, perché mio padre era molto devoto di Sant'Antonio, e quindi volle farmi fare la prima comunione a Padova. Don Mario mi organizzò tutta quanta la cerimonia, eccetera. E quindi sul sito della fondazione all'epoca c'è quella proprio dove io sono il vestitino bianco, eccetera. Invece ho preferito in questa occasione mettere la foto che ho fatto il giorno dopo, perché il giorno dopo della mia comunione siamo andati a Venezia. E queste foto mi piacciono perché ecco, qui poi rientra il rapporto che va al di là del rapporto professionale del sindaco, del segretario comunale, perché poi c'era un'intesa che era al di là di tutto. E quindi io ho fatto la mia comunione e le uniche persone presenti sono state Don Gerardo, la signora Felicetta e Don Mario, che era il parroco dell'epoca, che poi Don Mario per noi è rimasto il parroco, ecco, quindi diciamo che è stato... aspetta un attimo... volevo sottolineare la presenza di mio padre, di Don Gerardo e di Don Mario, perché poi in effetti sono state una sorta di istituzione. Don Nicola Vigliotti, che mi volle fare il regalo dell'omelia del porto babbo, ricordò proprio queste tre figure che a Telesi andavano all'unisono, cioè quando si parlava di Don Gerardo, si parlava di Don Gerardo, di babbo e di Don Mario, perché era una buona istituzione, il paese ruotava intorno a loro, anche intorno a queste tre figure. E io queste foto le conservo con una tenerezza infinita, perché a parte il ricordo della mia prima comunione, eccetera, però l'averla condivisa con queste persone che erano così care a mio padre, insomma, mi hanno reso questa occasione ancora più particolare. E poi devo dire, sempre ritornando alla signora Felicetta, che siccome la signora Felicetta non usciva mai, quindi non andava mai da nessuna parte, o perlomeno non andava in maniera ufficiale, lei invece è stata benissimo in questi giorni che abbiamo trascorso insieme. E poi addirittura riproponemmo poi una gita insieme l'anno successivo, e siamo stati una decina di giorni in buia. In quell'occasione però, invece di Don Mario, ci fu Cuono Selvaggio con la moglie e le figlie, che poi Cuono è stato sempre assessore, quindi faceva parte della lista che appoggiava Don Gerardo. E quindi proprio perché Don Gerardo addirittura meravigliato, perché siccome la Felicetta non era mai stata da nessuna parte incline ad uscire, per lui fu proprio un'occasione da ricordare, quella che avevamo vissuto insieme e che abbiamo ripetuto poi l'anno successivo. Poi diciamo sono cresciuta e quindi
saltiamo una parte della mia vita di studentessa, insomma, e tutto il resto, e quindi arriviamo ai miei figli, perché nel comunicato che Felice ha fatto, io ho cercato di sintetizzare in tre momenti quella che è stata la vita di mio padre, quindi questa sua dedizione al lavoro. Infatti si racconta un aneddoto sul mio padre quando riguarda la sua puntualità, la sua precisione, insomma, che vanno al di là. Addirittura una volta qualcuno mi raccontava che lui alle 2 si usciva dal comune. Sbagliamo vedere l'orologio, uscì un poco prima. Gli impiegati tutti contenti, perché se non usciva lui non poteva uscire nessuno. Quindi altro che oggi tutti questi assenteismi. Allora tutti contenti, uscivano prima. Invece mio padre si è accorto di aver sbagliato, però è scesa lì e quindi sono uscita. E spero che, vedendo le mie alunne in prima fila sorridere, penseranno che io, per quanto riguarda questo, ho ereditato esattamente da mio padre, perché faccio la stessa maniera. Quindi, ma questo e tanti altri. Per esempio, un altro aneddoto che ricordo in relazione a Don Gerardo, che all'epoca andavano sempre il lunedì in prefettura. Cioè, tutti i lunedì si andava in prefettura, a volte andava solo babbo, qualche volta andavano insieme con Don Gerardo. Non esistevano le macchine blu, non esistevano le macchine del comune, quindi si andava con la macchina di mio padre o con la macchina di Don Gerardo. Allora mio padre preferì sempre andare con la macchina sua, perché Don Gerardo aveva una guida un po' spericolata. Quindi quando ritornava dice: sono vivo pure oggi. Quando tornava a casa, perché effettivamente il cin della strada molte volte, insomma, era. Però diciamo che era un battagliere. Quindi ci sono questi aspetti, quindi, che lo hanno caratterizzato dal punto di vista professionale, perché poi il comune di Canessa è diventato un comune di riferimento. Molti chiedevano a Telese, al comune di Telese, la prassi che si usava, quindi insomma diciamo che era cresciuto anche in questo il comune di Telese. Poi naturalmente ci sono questi aspetti legati alla sua attività professionale, ma poi c'è un aspetto fondamentale che è quello della tenerezza, che ha contraddistinto me, perché mio padre era una persona di una tenerezza infinita. Io diciamo da mio padre non ho avuto mai un rimprovero, mai, insomma, è stata sempre mia madre quella che ha tenuto il pugno fermo, però mio padre si scioglieva solo, insomma, quindi non è stato mai in grado di potermi dire di no, anche se qualche no me lo ha detto, me veniva in diretta. Lui ha sempre sostenuto, mi diceva sempre: non devo essere io a dire di no, devi essere tu a valutare prima e a dirlo tu no, in modo da non coinvolgermi, non farlo dire a me no, dirlo tu, valuta la situazione e di tu no prima che io lo debba dire, insomma. Quindi evitiamo di dire di no in modo traumatico. Quindi mi induceva a riflettere, in modo che il no io evitavo di farglielo dire. Poi con i nipoti è stato, penso, poi magari riferiranno loro, perché come padre io posso testimoniare in questa maniera, però penso che con i nipoti è stato poi peggio. E soprattutto perché lui ha fatto il segretario comunale fino al 1980 con Don Gerardo, poi fino all'83. Quindi nell'80 Don Gerardo perse le elezioni, è stato un dramma per tutti noi, abbiamo vissuto con grande sofferenza, sono stati giorni bui, non ti dico, insomma, la pena che avevamo nel cuore, insomma, beh, comunque, diciamo, succede anche questo, perché poi, come sempre capita, dal 52 fino all'80 è stato un bel periodo per Don Gerardo da sindaco. Quindi poi era nata anche a Telese questa voglia di cambiamento, perché poi spesso succede che si ha voglia di cambiamento, e quindi ci furono queste elezioni che portarono all'elezione del nuovo sindaco. Mio padre è stato per 3 anni con Di Mezza, con Giuseppe Di Mezza, con Peppino, familiarmente era con Peppino Di Mezza, e quindi avrebbe potuto ancora rimanere come segretario comunale, però preferì poi andare in pensione. E una delle motivazioni, perché poi penso che un po' il comune era anche cambiato, quindi nella sua struttura e nel suo modo di fare, quindi non riusciva più a ritrovarsi in questi nuovi schemi, in questi nuovi sistemi,
con tanti impiegati, invece loro facevano poco, qui ci sono alcuni impiegati che sono stati con Babbo in quel periodo, e quindi, però una motivazione lui ha sempre dato, importante, era che voleva potersi Michele. E infatti poi ha fatto il nonno a tempo pieno. Per 17 anni? Per quanti anni? Per 20 anni. Per 20 anni. Però Michele aveva, è nato nell'80 e quindi aveva 3 anni. E lui poi ha sempre detto che la motivazione, la prima motivazione è stata quella di volersi godere Michele. E per fortuna poi, perché diciamo che il tempo ci ha fatto riflettere su questa sua scelta, e per fortuna che c'è stato nonno Roberto, e quindi perché anche loro hanno potuto vivere, perché ad esempio lui non ha voluto cambiare nulla in virtù dei nipoti, non ha voluto cambiare nulla perché è diventato anziano, però fin quando loro hanno studiato a Telese, lui ha voluto sempre aspettare che tornassero a casa a conclusione dell'orario scolastico, perché dovevamo mangiare insieme, per fare avere a loro il senso della famiglia che altrimenti non avrebbero potuto avere. E quella di prima era un'immagine di Michele, un compleanno di Michele, invece questo è un compleanno di Roberto, il secondo compleanno di Roberto, che bellina, troppo bello. Vai avanti. E questi sono diventati un poco più grandi, pure Babbo è un po' più anziano, e questa è una foto fatta a casa, quindi io sto dando il dolce a loro. Michele è già un giovinotto, Roberto non dirà mi scusi, sì, non mi spreco molto quando e quindi ci sta Babbo, che io vi vorrei far soffermare sullo sguardo di mio padre che guarda Roberto, cioè lui è estasiato nei confronti dei nipoti, sì, è sempre stato. Qui invece i 18 anni di Michele con mamma e con Babbo, poi invece questa è la prima comunione di Roberto, perché io insomma sono molto legata alla famiglia Minieri, diciamo, perché questa foto è a Grand Hotel, perché le comunioni dei miei figli le ho fatte. C'era pure qualche altra foto di Roberto, poi magari te le faccio vedere, Annalisa, fatte, però era solo con Roberto, quindi non, però pensandoci col senno di poi avrei fatto bene per sottolineare la bellezza del Grand Hotel, perché è una delle cose poi che hanno contraddistinto Telese, perché le terme e l'Hotel Minieri penso abbiano tutto un po' dal punto di vista turistico, eccetera, hanno fatto poi la storia di Telese. E quindi qui è nella sala dei principi del Grand Hotel, dove sta Roberto con quella faccettina che ancora oggi si ritrova, perché non è che è cambiato molto. Ci stava un'ultima foto, non l'hai messa? Quella mia con Babbo, perché vabbè, comunque la racconto perché fa la stessa cosa. Altre foto di Camillo ce ne stanno? No, con Camillo ho trovato solo quella, però l'ho subito presa al volo, perché c'era un'ultima foto mia e di mio padre, una vacanza che avevamo fatto a Cattolica, e io ho poche foto in casa, pochissime, però c'era una di mia e di mio padre, dove io ho i capelli legati, e mi piacciono le foto nelle quali ho i capelli legati, anche questa era così, forse è rimasta nella buca, vabbè, comunque. Perché si nota di più la somiglianza con mio padre, e quindi mi sono particolarmente care queste foto nelle quali io riesco anche da un punto di vista fisico ad essere vicina a mio padre, anche perché Don Mario mi chiamava Robertina, insomma, quando ero piccola, per questa mia somiglianza con Babbo mi chiamava Robertina. Adesso vorrei che fossero i miei figli per concludere su questo tema della tenerezza, perché io come figlia che abbia apprezzato la tenerezza di mio padre, penso che sia anche un tantino scontato, però penso che la loro testimonianza possa essere più efficace. In particolare c'è una critica, perché Roberto insomma ha vissuto meno mio padre, anche se
pure lui l'ha vissuto intensamente, quindi non in maniera superficiale. E, l'anno successivo al liceo, la professoressa di italiano, Maria Pia Selvaggio, gli diede da comporre una lirica. E a distanza di un anno, forse più di un anno dalla morte di mio padre, siccome era una composizione libera, lui l'ha dedicata a mio padre. E in quell'occasione Maria Pia poi volle farmi la fotocopia di questo componimento, che io conservo gelosamente, e mi farebbe piacere poi se alla fine Roberto la leggesse, in modo da partecipare con tutti all'affetto, insomma, che ha legato i miei figli e mio padre, insomma. E poi ci tenevo a fare un'ultima considerazione. Io ho avuto come docente al liceo la professoressa Anna De Core, che è stata la mia docente di disegno e storia dell'arte, e ricordo sempre mi chiamò una mattina, il giorno prima c'erano stati colloqui a scuola, al liceo. La professoressa mi chiamò il giorno dopo, mi disse: Lina, ti devo dire che ieri sera ho visto negli occhi del segretario tutto l'orgoglio, la soddisfazione di essere tuo padre. Perché mio padre era contento quando andava ai colloqui, quando, insomma, siccome ha detto dei miei docenti, sono stata un'alunna abbastanza brava, insomma. Quindi allora mio padre andava con piacere ai colloqui per sentirsi dire che io ero un'alunna, insomma, brava, attenta. E allora questo fatto che la professoressa aveva letto negli occhi di mio padre l'orgoglio di essere mio padre, allora io gli ho sempre detto invece che l'orgoglio era mio di aver avuto un padre come lui. E quindi questo gliel'ho detto poche volte, perché il nostro non è stato mai un rapporto, noi ci siamo avuti sempre un gran bene, ci siamo avuti tanto bene, però non siamo stati mai molto sdolcinati, sì, non abbiamo mai avuto quelle espressioni che, insomma, qualche volta si hanno, però poi sono vuote nel significato. Invece noi siamo sempre stati molto attenti, molto, molto presenti nella vita gli uni degli altri. Parlo anche di mia madre, perché, diciamo, la sto escludendo molto, ma non è stata fondamentale. Forse non glielo ho mai detto abbastanza quando io fossi orgogliosa di averlo come padre. E poi anche il ricordo che negli anni successivi le persone mi hanno testimoniato, perché a distanza di anni io incontro oggi persone che ricordano mio padre con affetto, e questo per me è il regalo più grande che mi si potesse fare, sì. Vi ringrazio. Più riservato, che lui è più, meno di casa. Più, comunque, sì. È la prima volta che viene Michele qua, no? Sì. Vengono otto a cena. A cena, ma in fondazione no. Comunque Roberto è più riservato, e ha più la riservatezza di Babbo, perché Babbo può essere sempre sì. Riservatissimo. Cioè, cammina pure come Babbo. Eh? Cammina pure come Babbo. Sì, sì. Per la camminata di mio padre, cioè gilet colorati, perché poi ci teneva molto all'abbigliamento, insomma, diciamo che io ci devo colorare, no. La moda è cambiata. Vabbè, allora Gesima Roberto e poi Michele saluta. Ero piccolo quando scrissi questa cosa, quindi forse non è molto formidabile il linguaggio, la apprezziamo. No, però ecco, è significativo comunque. 25 novembre si chiama, il giorno che poi morì. Vengo dall'anima della notte, senza naufragi. Porto nel corpo un pesante sapore di malinconia, che mi affligge anche se non sembra. Perché solo quando penso a nonno, che mi ha lasciato per trovare la felicità eterna, sono triste, infelice. Vederlo soffrire è stato spaventoso. In quell'interminabile notte, cattiva, brutale, notte umida di novembre, di fine novembre, triste, infelice, che ha spezzato un cuore, che avrebbe potuto ancora battere, che ha innalzato una piuma al cielo, che poteva volare ancora un po'. E in quella notte ho provato la tristezza assoluta, e ho assaporato, avvolto, la solitudine più sola.
nella quale vorrei essere assalto adesso, mentre scrivo questi versi. In quei giorni sentivo un grande malessere interiore. Avrei voluto raggiungere mio nonno. Ho provato dentro me ghiaccio bollente. Però, pensare ai nostri momenti felici, guardare la partita insieme, innaffiare le piante in giardino, fare dei giri in bicicletta, andare in banca insieme, giocare con le tartarughe, mi ha dato la forza per rinascere, la forza per guardare in faccia la vita. Ho iniziato a vederla come vita, la morte, vederlo come la sua rinascita, dopo un anno di malattia e di sofferenza, dopo un anno di tristezza e angoscia, dopo un anno di dolore e tormento, dopo un anno di lotta contro la morte. Finalmente ha avuto la possibilità di liberarsi. Ora lo vedo come un angelo che mi sorveglia e che mi guida in questa mia vita, fino a quando non innaffierò di nuovo i fiori con lui nel giardino della pace e della libertà. Va bene, allora Michele, concludi tu. Ma tutto molto bello. Tu sei... Ma perché poi a certe cose non... col tempo ci pensi anche di meno. Tutto molto bello. Poi è bello vedere che comunque Teresa pure se è cambiata totalmente. Poi gli accorgi che invece è rimasta abbastanza uguale. Sì, qualche palazzo in più, la società è diversa, però... Ai cuccioloni ci andiamo ancora, il senso di appartenenza comunque lo sentiamo sempre, io che sto lontano forse anche un po' di più. Bello, tutto molto bello. Sono un po' emozionato pure io. Grazie. Veramente siete stati molto bravi perché avete dato Lina in particolar modo, che non è mai stata così loquace Lina. Hanno dato l'esempio, hanno dato l'idea di che cosa, da che cosa nasce questo nostro progetto di festeggiare insieme. Festeggiare quindi non solo nell'intimità, ma festeggiare anche con le persone che fanno parte di una comunità, una piccola comunità come siamo noi della Fondazione. Penso che il nostro obiettivo principale, che abbiamo raggiunto in particolar modo stasera, nell'altra iniziativa che abbiamo realizzato, mi sembrava meno evidente questo risultato, è proprio l'esemplarità della vita delle persone. Cioè la vita delle persone, al di là proprio del patrimonio personale che ci lasciano, di affetti, di storie, di ricordi, di opportunità, e anche di accompagnamento, sì. Questo l'ha detto Ben Roberto, no? Questo fatto che poi, quando lui raccontava la morte del nonno, mi ha ricordato molto l'idea che io vi ho già raccontato in un'altra occasione della morte di mio nonno. Io tutta la mia vita ho vissuto il terrore del distacco da mio nonno. Poi quando mi sono distaccato lui, in realtà quel giorno, che era proprio di sabato, era qui in casa, anche Babbo è morto il sabato mattina anche lui. Anche in questo sabato mattina venni qua e mi ricordo già c'era allestita la camera ardente nella sala che adesso della presidenza, che è la sua stanza da letto. Ricordo che non provai dolore, no? Cioè io che avevo vissuto il terrore di distaccarmi da lui quel giorno non provai dolore, perché in quel momento ebbi la sensazione di non averlo più, di non perderlo più, di non poterlo più perdere, mentre sì. Prima avevo la sensazione di poterlo perdere, dopo non avevo sì. Più questa sensazione. Quindi questa cosa che tu hai descritto così bene, esattamente corrispondente al mio stato d'animo. Ma al di là di questo, dico, l'esemplarità degli affetti, secondo me, è una grande rilevanza sociale, è una sì. Grande dimensione, il sentimento individuale è un sentimento sociale. E questo sentimento sociale costituisce l'elemento che crea coesione all'interno di una comunità. Hai ragione, quando ha detto molto bene Michele questa cosa, cioè quando ci allontaniamo, poi quando andiamo qua noi ritroviamo le cose che sono le nostre, sì. La nostra terra, i nostri sì. Ricordi, questi sono quelli che ci tengono uniti, non solo ci tengono uniti, ma costituiscono poi la nostra vera energia, la nostra vera forza, anche quando siamo lontani, quando siamo fuori, questa è la nostra forza. Sì. E ancora una volta evoco lei, non sapevo che non puoi... No, però nel corso di letteratura non me l'avevi detto, ne avrei enfatizzato di più. Devo dire che questo suo commento, no? Questo tema del dare l'acqua ai fiori, no? delle tartarughe, cioè, che cosa ti resta? Ti resta tutti questi ricordi come un elemento vivo, non come un elemento morto, un elemento che ti dà forza, che ti dà vitalità, che ti dà energia. Ma già ti ho detto all'inizio la gioia del ricordo, guarda, veramente è stata una gioia, che Michele è venuto giovedì scorso, però con Roberto poi abbiamo fatto questo percorso di ricerche, cioè, guarda, è stato veramente, sono stati dei momenti bellissimi.
stavamo insieme, sorridavamo. Guarda, secondo me questo è il senso della memoria, sì, non come una cosa astratta, sì, ma sì, una cosa. Sì, cioè, quando penso, per esempio, si parla di storia e di geografia, già solo il pensare alla storia e alla geografia mi ricorda mio nonno, perché mio nonno mi ha tramandato la passione per la storia e per la geografia, mi raccontava dei suoi viaggi, della storia, della guerra mondiale. Quindi io sono, quando parlo ancora oggi della guerra mondiale, perché il senso del riferimento è mio nonno, cioè sempre. No, perciò dico, questa affettività che finisce per diventare esemplare, quindi sì, per diventare, sottrarsi alla dimensione strettamente personale, sì, per diventare anche in questo momento molto intimo, molto personale, sì, che tu ci hai donato, per diventare una cosa che ci appartiene, che appartiene a tutti, che appartiene in qualche modo a questa casa, a questa storia, sì, a questo ambiente, a questa famiglia. Questo ambiente poi ha sollecitato anche di più, perché, sì, certo, perché... Ma che appartiene però adesso a tutti noi, sì, questo, sì, è un arricchimento anche per tutti, sì, quanti noi, al di là dell'esperienza personale che ci lega, sì, che lega le nostre famiglie, tra, sì, l'altro, sì, grazie, sì, alla Fondazione noi ci siamo ritrovati. Infatti, perché io lo dico sempre, che poi come ci siamo ritrovati, il racconto è proprio, io eravamo in sala professori con Angela, il giorno di San Mario. A proposito di Angeli, il giorno di San Mario. Entrò Mario Di Santo, un nostro collega, e qualcuno disse auguri. Disse auguri perché oggi è San Mario. Allora dissi, mamma, vado indietro con la memoria e ricordo, perché noi avevamo l'abitudine, frequentavamo l'asilo delle suore e le suore dedicavano il giorno di San Mario, il giorno di San Gennaro, la recita al sindaco e al parroco. Feci questa mia osservazione ad alta voce e Angela mi disse, ma perché voi conoscete Don Gennaro? Io dico, lo conosco proprio poco, è parte integrante della mia vita. Ma lo sapete che c'è la fondazione? Guarda, veramente non la conosco la fondazione di Don Gerard, dedicata a Don Gerard. Cioè, domani sera c'è l'incontro, era martedì, io sono venuta il mercoledì e da allora poi non ci siamo più da sera, non manco mai, no. Il mio posto in prima fila. Fino adesso, quando comincia però i raggi solari più intensi, ci lascia. Sì. La sua passione è un'alternativa alla fondazione, oltre che i figli. Sì, nella matematica. Dimenticavo la matematica, sono i raggi solari. Sono i raggi solari. Ci sottrae, però l'anno scorso l'ho raggiunto quasi. Anche con raggi solari, quando siamo stati, quindi va bene, io credo che vi ringrazio, sì, moltissimo di essere con noi, siamo anche in tanti oggi, quindi fa anche un po' più caldo, vorremmo cominciare a accendere l'aria condizionata a questo punto, grazie, grazie, Lina, grazie a Michele, grazie a Roberto, grazie a credo voi, che sia stata una grande occasione, una grande festa veramente per tutti noi e per la nostra comunità, grazie a voi, grazie.